Oggi volevo parlarvi di un problema che spesso si verifica dopo che una persona ha seguito un percorso finalizzato a raggiungere l'obiettivo di cambiamento del proprio fisico, sia in termini di dimagrimento che di miglioramento della forma fisica in genere o anche della performance. Il problema è che, se senz'altro non è facile anche raggiungere l'obiettivo che si è prefissati, però normalmente, se si è muniti di grande determinazione e motivazione, normalmente si riesce a raggiungere l'obiettivo voluto. Spesso però il problema è mantenere il risultato. Difatti vari studi dimostrano che, per esempio, nell'ambito del dimagrimento il problema non è tanto dimagrire, ma mantenere il risultato del dimagrimento. E questi studi evidenziano che circa il 95% delle persone che sono dimagrite tramite una dieta normalmente nel giro di un anno perdono i risultati che hanno ottenuto. E allora la cosa importante è riuscire a trovare una strategia che possa invece mantenere il risultato. E allora a questo punto vi do una regola, un consiglio. È la regola dell'80%. Ovvero sia, se noi per raggiungere un certo tipo di risultato, in linea generale, ci applichiamo al 100%, seguendo quindi una dieta in maniera scrupolosa e un allenamento in maniera appunto costante, senza saltare nemmeno un allenamento, ebbene, una volta raggiunto l'obiettivo, invece potremmo essere più elastici. E questo è fondamentale, perché capite bene che è difficile poter mantenere un approccio al 100% per sempre. Ed è altrettanto vero che comunque questo approccio al 100% deve essere un approccio non troppo drastico, non troppo restrittivo, perché altrimenti probabilmente innescherebbe un meccanismo di rifiuto, di rebound, che porterebbe poi a mollare completamente quelle abitudini che ancora non si sono consolidate e tornare a tutti gli errori precedenti. Quindi l'ideale è arrivare in maniera graduale, con un approccio sostenibile, seguendo quindi il 100% di questo approccio sostenibile al risultato, e poi dopo mantenerlo tramite la regola dell'80%. Cosa vuol dire la regola dell'80%? Vi faccio un esempio. Se voi per esempio seguite appunto un'alimentazione, una dieta che comporta ovviamente la scelta di pasti ben equilibrati dal punto di vista nutrizionale, che apportano cibi genuini, naturali, privi di junk food, con tutti gli alimenti che sono ricchi di fibre, di proteine magre, a basso indice glicemico, biologici, eccetera, come dovrebbero essere tutti gli alimenti di cui noi ci dovremmo nutrire, ebbene, nell'arco di una settimana, considerando 3 pasti al giorno, abbiamo 21 pasti. Allora vuol dire che noi 4 di questi pasti invece li possiamo dedicare a dei pasti di evasione. Per esempio, come può essere l'applicazione di una regola dell'80%? Può essere un giorno libero, tipo la domenica, dove la colazione, il pranzo e la cena appunto sono liberi, e anche un giorno infrasettimanale, per poter gustare e assaggiare, eventualmente anche in compagnia con gli amici, i cibi che invece normalmente noi abbiamo evitato perché non corrispondono a quelle caratteristiche nutrizionali ideali per il nostro programma alimentare. Lo stesso discorso vale per l'allenamento. Se noi per raggiungere una determinata forma fisica abbiamo avuto bisogno di fare 5 allenamenti alla settimana, allora invece, per mantenerci, questi allenamenti potranno essere ridotti del 20%, cioè basteranno 4 allenamenti a settimana. E se l'allenamento è durato 1 ora e mezza, in media, ebbene, invece l'allenamento potrà essere ridotto a poco più di 1 ora. In questa maniera, ovviamente, è molto più fattibile poter continuare a seguire un certo tipo di alimentazione, un certo tipo di allenamento, che sarà molto più sostenibile a lungo termine. Quindi mi raccomando, non dovete darci su una volta che avete fatto una dieta o un allenamento particolarmente intenso e raggiunto il vostro obiettivo, ma dovete semplicemente adottare la regola dell'80%.